Allora, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto, ben ritornato qui sul mio canale. Ci sono storie che ti rimangono dentro, involontariamente e senza che tu te ne renda conto, ti formano, ti cambiano la vita, ti stravolgono l'esistenza e ti portano insegnamenti, problemi, laddove ce ne fossero, e tu non sarai mai più lo stesso, o almeno non come credevi che tu fossi. Magari non te ne rendi neanche conto che queste storie ti abbiano cambiato, fino a che un giorno, non tanto lontano o troppo lontano, arrivai a vedere la storia in questione e ti dici: cacchio, mi ricorda qualcuno, me! E per me una di queste storie è Sailor Moon, e sono venuta fin qui per punirti in nome della luna. Correva l'anno 1999, credo, e se non fosse stato per la Mediaset, io a quest'ora probabilmente non avrei conosciuto Sailor Moon. Perché dico che Sailor Moon mi ha cambiato la vita? Perché è una di quelle storie che mi hanno fatto palpitare così tanto il cuore, una di quelle storie che tuttora mi fa venire i brividi, mi fa piangere, mi commuove, mi fa desiderare ancora adesso di essere una combattente che veste la marinara e che di notte va in giro ad uccidere i cattivoni per salvare il pianeta. Mi piacerebbe credere che fosse vero, perché mi ha cambiato la vita per i suoi legami, tutti i legami che sono raccontati in questa storia, i legami di Usagi con le sue migliori amiche, il legame con la lettera maiuscola di Usagi con Mamoru, un amore che trionfa il tempo e lo spazio, che vive eternamente, anche l'amore di un genitore, Usagi e Chibiusa, ha reso la mia mente molto più ampia, di larghe vedute, mi ha reso molto più sensibile. Facciamoci caso, è stato il primo anime, credo, che sia arrivato in Italia che abbia mostrato tematiche omosessuali, un amore tra Sailor Uranus e Sailor Neptuno, che io fin da piccola dicevo: qui gatta Cecova, perché mi sembra un po' strano che sono amiche quelle due e si guardano in quel modo, c'è qualcosa che non va. Il fatto di venire fin da piccola a conoscenza di questa tematica così delicata e così sensibile sicuramente ha fatto sì che io fossi molto più di larghe vedute, con una mentalità molto più ampia. Perché Sailor Moon mi ha cambiato la vita? Per gli insegnamenti che mi ha lasciato. Sailor Mercury mi ha insegnato che essere introversi può risultare difficile, ma che esserlo può donarti una sensibilità verso l'arte che può compensare tutte le difficoltà che hai nell'aprirti verso le altre persone e quindi a farti nuove amicizie. Sailor Mars mi ha insegnato che la spiritualità eleva la tua anima sopra ogni altra cosa e che la rende più ricca, più completa, può portarti doni inimmaginabili così che tu possa sentirti completo e in pace con te stesso. Sailor Jupiter mi ha insegnato che se sei una ragazza mascolina rispetto alle altre ragazze e se sei una ragazza più grande fisicamente rispetto a tutti i tuoi coetanei, cosa che a me è capitato e mi ha fatto un po' soffrire ai tempi, non è un male, perché ci sarà sempre e comunque una persona che ti apprezzerà per quello che sei, così come ha fatto Usagi con lei. Sailor Venus mi ha insegnato che essere ambiziosi non è negativo, che anzi avere quella dose di ambizione giusta può far sì che i tuoi sogni diventino realtà e che quindi non è sbagliato combattere per essi. Sailor Moon mi ha insegnato i valori dell'amicizia, che per me è un valore importantissimo nella mia vita, che mi guida tuttora e che influenza la mia vita ancora adesso e che lo farà per il resto dei miei giorni. Usagi mi ha insegnato ad essere empatica verso tutti quelli che mi circondano, probabilmente dato dal fatto che mi ha insegnato che essere sensibili e piagnucoloni non è un male, quindi avrà portato la mia emotività all'empatia e quindi mi ha insegnato ad essere empatica verso gli altri che mi circondano, perché
ognuno ha i propri problemi e tu con un semplice sorriso puoi alleviare la sofferenza di chiunque, e soprattutto di accettare le persone così come sono e amarle per come sono, perché ogni persona è speciale così com'è, senza aver bisogno di volerle cambiare, perché se tu le ami per come sono, loro diventeranno migliori grazie all'amore che tu provi per loro. Mi ha insegnato che l'amore vince sopra ogni cosa, che è un sentimento così forte che può portare luce anche nei momenti più cupi. Sì, può essere sofferenza, come per esempio quando si vede Luna che si innamora dello scienziato e non è ricambiata. Fa spezzare il cuore vederla soffrire, però comunque ti insegna che se tu ami una persona e quella non ti ricambia, devi lasciarla andare, ma comunque puoi starle vicino e amarla con le piccole cose. E quindi sì, l'amore ha un potere inimmaginabile e può cambiare ogni cosa, può rendere le persone migliori, anche le persone mostruose con un atto di amore possono essere rese migliori. Sicuramente mi ha insegnato anche ad apprezzare il cibo e quindi a non sentirmi in colpa se adoro il cibo, e che non è un male se, dato che ti piace il cibo, essere un po' in carne, perché comunque si è belli lo stesso. Mi ha insegnato ad essere l'eroina della mia storia e combattere per tutto ciò che io ritengo giusto. Mi ha insegnato che posso essere forte, valorosa e guerriera, esattamente come può esserlo un uomo. Grazie per tutti gli insegnamenti, Naoko, che mi hai dato tramite questo racconto, e per il fatto che mi abbia fatto sognare di poter vivere esperienze del genere. Mi ha fatto sognare di essere una guerriera che veste la marinara, e ringrazio Fansai Milano per questo che ho comprato lì. E sì, sono grata a Naoko per avermi fatto sognare ad occhi aperti di vivere avventure fantastiche, combinazioni acrobatiche, tanti avversari da battere, con forza e volontà. Sì, mi ha anche segnato la volontà. Se hai la volontà di fare del bene, se hai la volontà di proteggere ciò che ami, puoi riuscire a fare qualsiasi cosa. E ringrazio tantissimo Naoko. Vorrei tantissimo incontrarti un giorno e tipo inchinarmi, perché io senza Sailor Moon probabilmente non sarei la persona che sono, perché io mi ritengo per il 50% Sailor Moon e il 50% Sailor Mars. E ringrazio perché mi fai desiderare di volere delle amicizie come quelle di Sailor Moon. E ti ringrazio perché mi hai insegnato ad essere un'amica come è Usagi con le sue compagne. E questa è la storia di come una bambina di 6 anni si è innamorata di Sailor Moon, e questo amore non fa altro che crescere sempre di più anno dopo anno, e a desiderare ancora tutt'oggi di essere una guerriera Sailor. Lo spero ancora vivamente, non ho perso la speranza. Fammi sapere anche tu cosa ti ha insegnato Naoko Takeuchi con Sailor Moon, perché sono molto curiosa, quindi se ti va lascia un commentino sotto in cui me lo spieghi, e se ti va fammi anche sapere a quale Sailor ti senti più affine. Io sono 50% Sailor Moon e 50% Sailor Mars. Quindi se ti va fammi sapere pure quello, perché sono curiosa. Ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri nuovi video riguardanti il mondo nerd e riflessioni sulla vita in generale e esoterismo, in caso tu fossi interessato. E se ti va ci rivediamo settimana prossima con un nuovo video, e io ti auguro una magica ed elfica giornata. Ciao Mellon!